Un saluto a tutti gli amici in linea, benvenuti in questo resoconto settimanale di Ile Trading Online. Il disclaimer prima di cominciare, le avvertenze per tutti coloro i quali visitano iletradingonline.it. Ricordiamo che il blog iletradingonline.it è il relativo canale di YouTube con tutti i video resi al pubblico dal canale stesso, hanno finalità didattiche e contenuti non devono in alcun modo essere presi in esame come un consiglio operativo e o di investimento, né come sollecitazione di pubblico risparmio e o alla gestione di capitali di terzi. Per le norme vigenti in Italia non possiamo fare. I risultati conseguiti nel passato e presentati dal blog del tradingonline.it e dal suo canale di YouTube correlato sono risultati realmente conseguiti, ma non sono garanzia del fatto che gli stessi risultati si verificheranno in futuro. L'attività speculativa sui mercati finanziari, in particolar modo sui CFD, comporta notevoli rischi economici che può portare anche alla perdita di tutto il capitale presente nel conto e chiunque la svolga la fa sotto la propria responsabilità. Pertanto, gli autori del blog del tradingonline.it non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativi a decisioni di investimento prese dal lettore stesso e o dallo spettatore stesso. Non si effettuano servizi ai minori di anni 18. Oggi abbiamo cominciato leggendo completamente tutto il disclaimer e andiamo a risalire la grafica vedendo quello che è successo nell'ultima settimana e facendo un resoconto complessivo del mese di aprile. Il resoconto dei segnali di trading finanziario in abbonamento. Cominciamo nel rivedere quello che è successo da inizio di aprile in avanti. Il 3 aprile un trade in loss, il 6 aprile un trade in loss, il 2, il 4 e il 5 non abbiamo avuto trade, quindi una settimana, la prima di aprile, non particolarmente esaltante sulle indicazioni date. La seconda invece è stata una settimana più che discreta che di fatto ci ha fatto riprendere con il 9 un trade a target, il 10 un trade a target, l'11 un trade in stop loss e poi giovedì e venerdì altri due trade a target. Settimana l'ultima invece in chiaroscuro, quella dalla 16 al 20. Vediamo come, o meglio vedremo settimana prossima come si andrà a concludere il trade di venerdì 20. Il 16 abbiamo avuto un trade a target, il 17 un trade in stop loss, il 18 un trade a target, il 19 un trade in stop loss. Il bilancio del mese in corso è di 11 trade, 6 in profitto e 5 in perdita. E poi ricordiamo a tutti che per conoscere i servizi che possono essere utili nel trading online al vostro trading e alle vostre aspettative e alle promozioni in atto, potete scriverci alle tradingonline@gmail.com. Avremo un colloquio telefonico nel quale vedremo, valuteremo insieme se effettivamente i servizi di The Trading Online possono o meno fare al caso vostro. Quindi valuteremo assieme se effettivamente i servizi che proponiamo possono essere utili o meno al vostro modo di interpretare, di vedere il trading e quant'altro. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento ovviamente al prossimo video e ovviamente un saluto e un augurio di buon trading a tutti.